ragazze, in questo video vi farò vedere come prendervi cura della vostra pelle se avete brufoli, punti neri, pelle grassa. E la linea che utilizzerò io è la linea Effect Love di La Roche-Posay. Come sapete, La Roche-Posay ha diverse linee. Ha linee più adatte a pelli più secche, ha linee più adatte a pelli con macchie. E questa è proprio la linea pensata per le ragazze invece della pelle grassa, con tendenza ad avere acne o comunque brufoli. All'interno del video vedrete appunto il momento di detersione, ma poi vedrete anche il momento quello un po' più divertente, un po' più colorato, con i prodotti per andare a truccare il viso. E questo è il risultato, che è pensato con alcuni accorgimenti per pelli grasse, ma può essere adattato benissimo per tutti i tipi di pelle, quindi per tutte le ragazze che vogliono vederlo. Spero che vi piaccia, guardatelo! Ciao bellezze! Ed eccomi qua senza trucco. Il primo step, sia che sia la mattina, sia che sia la sera, è di detergere il proprio viso. La mattina molto spesso ci si dimentica di pulirsi bene, però è importante perché durante la notte comunque si accumula polvere, sebo, quindi è molto meglio, è molto più facile truccarsi con una pelle bella pulita, come una tela bianca. Il detergente perfetto per una pelle grassa, con brufoli, tendenza comunque acneica, è Effect Love Gel. Un gel, come potete vedere, trasparente, che se usato con dell'acqua, adesso non sono, come potete vedere, nella zona del bagno, però ve lo farò vedere comunque in azione, crea una leggera schiumetta. E con questo, dopo aver creato appunto una leggera schiumetta, vi andate a lavare la faccia per bene. Dopo aver usato il detergente potete andare ad utilizzare il tonico. La cosa migliore è usarlo con un dischetto di cotone. E io, prima di truccarmi, prima di utilizzare la crema, una cosa che amo fare la mattina è utilizzare l'acqua termale, perché sembra quasi uno step che non è indispensabile perché la vostra pelle è già pulita, ma fa la differenza. Potete metterla direttamente sul batuffolo di cotone, oppure io di solito la metto direttamente sulla faccia, ne metto un po' di più e poi la vado a togliere con il dischetto, vado ad asciugare la pelle. Oltre a rinfrescare e a svegliarvi fuori, perché ovviamente è una ventata di freschezza, la cosa meravigliosa è che vi lascia la pelle morbidissima. Io noto proprio una differenza quando mi trucco e prima ho usato o non ho usato l'acqua termale. A questo punto è arrivato il momento della crema. Uso questa, l'Effect Love 2+. È una crema pensata appositamente per le pelli grasse, impure, con tendenza ad avere brufoli. Perché dico questo? Perché è importante capire che non tutte le creme vanno bene. Se usate una crema, ad esempio, troppo ricca, con troppi oli all'interno, vi verranno fuori ancora più brufoli. Però dall'altra parte, se non usate crema, la vostra pelle risulterà ancora più secca e anche lì avrete ancora più brufoli. Quindi è importante comunque idratare la pelle, ma nel modo giusto. Questa per me è un po' troppo, perché la mia pelle non è una pelle a tendenza acneica, ho una pelle a tendenza più secca che acneica. Però vi faccio vedere com'è, perché è un gel, sembra un gel, è leggerissima e si asciuga super in fretta. Non è da utilizzare nel contorno, zona contorno occhi, perché ovviamente andrebbe a seccarlo e nessuno vuole il contorno occhi secco. Vedete, è perfetto da usare anche la mattina, proprio perché non vi dà quella sensazione di untuosità, non vi fa lucidare durante la giornata. Oltre a curare i brufoli, poi questo duo fa sì che le macchie spariscano prima, che quindi non ci siano troppi rossori, perché poi è difficile anche andare a coprire troppi rossori quando ci si trucca. Un altro ottimo prodotto, più mirato, quindi è adatto sia alle ragazze che hanno appunto del leggero acne, ma anche a chi ha il brufolo occasionale, è Effect Love Eye. Che cos'è? È una cremina, però da usare in modo localizzato, quindi invece che usarlo su tutto il viso, siccome è potentissimo e andrebbe a seccarvi la pelle, va messo soltanto, per esempio qua c'è un brufoletto, sul brufoletto. E può essere usato sia la notte, ad esempio conosco tante ragazze che ne mettono un po' di più e lo lasciano lì durante la notte e si assorbe, oppure anche di giorno, perché tanto non crea nessun brutto effetto prima del trucco, quindi si può utilizzare benissimo, lasciare lì. In questo modo la nostra pelle è protetta e non, il brufolo insomma non peggiora, ma va a migliorare durante la giornata. Questa quindi è la nostra routine per andare a prenderci cura della nostra pelle. Ovviamente c'è l'altra routine, che è la routine trucco, perché tutte noi amiamo truccarci. Vediamo quindi un pochino cosa fare. Allora, correttore e fondotinta. Anche qui dipende tantissimo dalla vostra pelle. Ci sono ragazze che hanno una pelle grassa, però
tendono ad averla grassa e secca, cioè invece chi la grassa è molto unta. Se l'avete grassa e molto unta, quello che vi posso suggerire è di utilizzare un fondotinta minerale in polvere. Si può utilizzare sia con un pennello, ma anche con la spugnetta che c'è all'interno. Si preleva poco alla volta. Quello che faccio io di solito quando uso la spugnetta, siccome se no tende a depositarsi tutto in superficie, vado un attimo a lavorare la spugnetta in questo modo, faccio penetrare la polvere. E poi vado a lavorare sul viso. Se invece avete la pelle che tende ad essere un po' più secca, magari alcune zone un po' più squamate, quello che vi posso consigliare è un fondotinta liquido che però ha sempre un effetto opacizzante, un po' come il fondotinta in polvere, però appunto nella versione liquida. Questo è il fondotinta Tolerian Tint Mattifying. Sembra una mousse e questo è perfetto appunto se avete la pelle leggermente più secca, però sempre che tende ad lucidarsi. Per tutte quelle ragazze invece che, come me, ad esempio, hanno soltanto qualche piccola imperfezione che viene appunto a seconda del periodo ogni tanto, allora qualcosa di un po' più leggero. Io vado ad usare questo che è il Tolerian Tint Idratante. Quindi assomiglia a quello che vi ho fatto vedere prima, però questa è la formula idratante, è molto più leggera. E lo uso in combinazione con quest'altro fondotinta, che è un fondotinta correttore, quindi della copertura un po' più alta, che può essere comunque utilizzato anche in abbinamento con gli altri fondotinta che vi ho appena fatto vedere. Questo per quanto riguarda il fondotinta. Per quanto riguarda invece il correttore, allora vi faccio vedere perché ci sono due correttori che io amo della linea della Roche-Posay. È il correttore verde e il correttore beige. Quello beige è il mio colore, quindi è quello che utilizzo ad esempio per andare a correggere imperfezioni, per andare a correggere le occhiaie. Se avete però molti brufoli rossi, ad esempio, oppure un po' di cuperoso, quello verde è perfetto. Quello verde va applicato però prima del fondotinta, perché altrimenti risultate verdi. Quindi, ad esempio, qui sono rossa perché ho questo brufolino, lo vado ad applicare e già vedete come il verde va a contrastare il rosso e quindi poi è molto più facile renderlo invisibile. Io sono un po' rossa anche nella zona delle guance, quindi ne metto un po'. Mi raccomando, non bisogna mai esagerare. E questo è un ottimo verde perché è un verde pastello, non è troppo scuro, quindi non c'è il rischio di diventare mostri. Lati del naso e un po' sul mento. Ok, a questo punto vedete che sono leggermente verdine in alcune zone e quindi passiamo al fondotinta e io vado appunto ad utilizzare il fondotinta idratante che potete utilizzare con un pennello, con una spugnetta o con le mani. Io sono una grande fan della spugnetta, quindi inizierò ad applicarlo con le mani e poi passerò alla spugnetta. Quando andate a coprire, mi raccomando, dei brufoli e avete messo ad esempio come me un correttore colorato, l'importante è non tirare, perché se tirate ovviamente quello che avete fatto sotto sparirà. Quindi fare questo movimento, andare a picchiettare, sia che voi state applicando il prodotto con le mani, sia che voi lo state applicando con un pennello. Se ad esempio io usassi un pennello, quello che farei sarebbe andare a picchiettare col pennello, vedete? In questo modo. È molto piacevole, è un piccolo massaggio. E un'altra cosa importante è mai applicare troppo prodotto, mi raccomando. Piuttosto un po' meno e poi dopo se avete bisogno di un po' di più coperenza in alcune zone fate una seconda passata, ma mai andare a creare l'effetto maschera. Perché poi il problema, soprattutto quando magari la pelle è un po' segnata, ci sono dei brufoli, si tende a voler strafare, a voler subito coprire, non ci si vuole vedere con i brufoli, quindi si prende, zac, uno strato pazzesco di fondotinta. E questo è sbagliato. Bisogna andare piano piano, vedete, in questo modo io non sto portando via niente del correttore verde che avevo messo sotto, che resta in quella zona dove l'ho messo, altrimenti si sposterebbe e farebbe vedere le imperfezioni. A questo punto prendo la spugnetta che è inumidita, non deve essere però bagnata, quindi quando la strizzate non deve uscire acqua, mi raccomando. E sempre con questo movimento, quindi sempre picchiettando, vado a lavorare meglio il fondotinta. A questo punto vado a prendere il correttore beige. Con questo vado a correggere occhiaie oppure ad illuminare alcune zone, tipo a me piace illuminare leggermente la zona T e qui anche un po' il contorno delle labbra per dare ancora più rilievo. E anche qui con le dita lavoro il prodotto oppure con la spugnetta. Oppure con un pennello. È sempre una scelta molto personale, quindi non esiste una regola, non è che bisogna usare le dita, bisogna usare il pennello. Sta tutto a come vi trovate meglio voi. Ovviamente se usate le mani, soprattutto se avete però il problema di avere una pelle molto grassa, dovete sempre averle belle disinfettate. Quindi
quindi mai usare le mani sporche o con magari delle creme, non va bene. E un'altra cosa importante, usate sempre l'anulare, che è il dito che è meno potente della vostra mano. So che sembra strano, molti di voi penseranno che è il mignolo il dito meno forte, in realtà è proprio l'anulare e quindi eserciterete meno pressione, soprattutto nella zona delicata del contorno occhi. Perfetto, a questo punto abbiamo finito con i prodotti in crema. Vado ad usare un po' di cipria. Potete usare sia un pennello, se ad esempio avete poche imperfezioni, oppure potete utilizzare una spugnetta se ad esempio dovete andare a coprire dei brufoletti e avete paura che il fondotinta durante la giornata scappi via. Quindi in quel caso prendete una spugnetta, in modo mirato andate proprio a fissare i prodotti che avete utilizzato. Io amo usare il pennello, soprattutto nella zona del contorno occhi, uso questi due spicchi per andare a illuminare. Un altro modo perfetto, se ad esempio avete utilizzato come me i fondotinta liquidi, però vedete che si nota ancora qualche piccola imperfezione, è usare quello in polvere, in modo localizzato al posto della cipria, ad esempio. In questo modo andrete proprio a correggere e a rendere a lunghissima tenuta il vostro trucco e non si vedrà più niente. A questo punto andiamo a fare le sopracciglia e prima passo un cotton fioc pulito, secco, quindi non bagnato, e vado a pulire la zona delle sopracciglia perché se c'è sotto del fondotinta della crema la matita durerà meno, quindi è importante avere la zona delle ciglia pulite. E poi utilizzate la vostra matita. Io uso la matita dal colore più chiaro, prima pettino le mie sopracciglia e poi mi raccomando, non la tenete come se fosse una penna per scrivere, ma la tenete in modo leggero e andate a dare un po' più di forma e definizione alle vostre sopracciglia. Questo è il colore perfetto per me, che sono chiara, e di solito a me piace fare la base con questa e magari fare qualche piccolo trattino con una matita un po' più scura. Man mano che le disegnate, le pettinate in modo che il tratto sia leggero e non finto. Vedete anche solo così come migliora il mio viso, sono molto molto leggera. Dopo aver fatto la mia base con la matita più scura, faccio solo dei piccoli tratti, quindi non reseguo tutto il contorno, ma qui e lì faccio qualche piccolo tratto più scuro, perché ovviamente così c'è più dimensione, un po' come i capelli, vedete che non sono tutti dello stesso colore, ma ci sono dei riflessi più chiari, più scuri. Facciamo la stessa cosa con le sopracciglia. In questo modo sembreranno più naturali, non sembreranno disegnate. Ovviamente io devo disegnarle perché ne ho poche, però se avete già delle sopracciglia folte basterà molto meno matita, soltanto qualche piccolo trattino un po' sfumato. Vado ad usare questo duo di ombretti sul marrone beige e all'interno c'è già del primer, quindi uso prima il primer e poi i due marroni. Il primer lo si può mettere con le dita e appunto in crema, fa sì che il nostro ombretto duri di più. Però soprattutto va a nascondere se ci sono delle imperfezioni sul nostro occhio, tipo se l'occhio è un po' rosso o se notano le venuzze. Non ne metto mai troppo e aspetto che si asciughi prima di mettere il prodotto in polvere. Uso poi il color beige e si può usare anche qui benissimo sempre con le dita, picchietto il prodotto in questo modo sulla palpebra mobile. Lo potete usare anche sotto l'arcata sopraccigliare per andare ad illuminare. Vedete che non è troppo invasivo, non è bianco. Il bianco a me non piace sotto l'arcata, ad esempio. Vado poi a prendere il colore più scuro con un pennello e vado a creare una leggera ombreggiatura o sfumatura nella parte della piega dell'occhio. In questo modo vado a sollevare lo sguardo. Infatti, quando lo faccio, guardo davanti a me in modo da vedere fino a dove arrivare. Perché ovviamente se tengo l'occhio chiuso non si capisce bene. Guardando davanti a me dritta riesco a capire dov'è che voglio che la sfumatura arrivi per dare la forma che voglio al mio occhio e poi ovviamente vado a sfumare perché è sempre bene e molto più naturale vedere un ombretto scuro sfumato che non troppo definito e netto. In caso pulite su un pezzettino di carta o un pezzo di cotone il vostro pennello per riuscire a continuare a sfumare, perché altrimenti se il pennello è sporco la vostra sfumatura diventerà troppo alta. In questo modo invece riesco a lavorare solo con quello che c'è qui e a sfumarlo meglio. A questo punto prendo un ombretto grigio scuro e questa volta mi aiuto con un pennello un po' più piccolino. Questo è un pennello a penna per andare ad intensificare leggermente la parte vicino alle ciglia e poi, come se fosse quasi un eyeliner, vado verso il marrone, alzando lo sguardo, in questo modo, e faccio incontrare due colori.
In questo modo già vedete come dà più definizione allo sguardo. È un modo molto semplice, molto facile, ad esempio per evitare l'eyeliner, soprattutto la mattina quando siamo di fretta. Un po' sempre il color grigio, lo porto nella rima inferiore, faccio una leggera ombreggiatura. Parto dalla parte esterna, che è dove voglio la concentrazione maggiore di colore, e poi sfumo verso la parte del condotto lacrimale, dove voglio meno colore. Però anche questo è uno step che dà proprio definizione all'occhio. Vado ad usare il mascara. A questo punto do un po' di definizione al mio viso e vado ad usare questa terra, che ha però anche una parte colorata che si può utilizzare come blush. Quindi prendo la parte più scura e opaca e questa la utilizzo, parto l'eccesso, come terra per fare un leggerissimo contouring. Anche qui il pennello lo teniamo in modo molto leggero, in modo da non aver troppo prodotto e soprattutto da non portare via quello che abbiamo fatto sotto con il fondotinta e la cipria. Quando mettete la terra ricordatevi anche i lati del viso per rendere tutto molto armonioso e soprattutto anche la zona del collo mascella per non avere uno stacco. Portate verso il décolleté, soprattutto se avete un vestito leggermente scollato. E poi, come vi dicevo, prendo la parte invece arancione e con questa vado a dare un bel look solare al mio viso utilizzandolo come blush, quindi nella parte centrale delle mie guance. Potete sorridere e tic, vedete esattamente dove applicarlo. Metto anche un po' sulla fronte, leggero. A questo punto mancano le labbra, passo il mio cotton fioc per togliere, avevo un po' di fondotinta, quindi sempre anche qui partire con le labbra pulite. E ovviamente avendo un trucco molto neutro potete scegliere di fare delle labbra un po' più importanti, soprattutto se è sera, un po' più naturali se è giorno. Io vado ad usare un rossetto nude e come vedete c'è la parte centrale che è idratante, quindi perfetta per chi ha le labbra secche. Prendo un mix tra la parte idratante e la parte colorata, potete anche metterlo direttamente. E voilà, questo quindi è il look finito. Io spero che vi sia piaciuto, spero che voi abbiate imparato tante cose nuove. Mi raccomando, non dimenticatevi di guardare l'altro video, il video dove vado alla Roche-Posay e dove vi faccio vedere i benefici dell'acqua termale, ma soprattutto grazie a Maria Rosa, la dermatologa che è venuta con me in quel viaggio, vi parlo di tutti i nostri problemi, brufoli e brufoletti, cosa fare, cosa non fare. Se andate poi in questo momento in farmacia troverete anche l'offerta lancio di questi due prodotti che avete visto già all'inizio del video, perché questi sono i prodotti in formato mini size del gel Effaclar, che è il gel detergente, e della crema Effaclar Go Più. Quindi per provarli, se siete scettiche, volete capire se vanno bene per il vostro tipo di pelle, in questo momento c'è questa promozione. Ragazze, ciao bellezze!